Allora, chiedo una piccola presentazione al tavolo delle tasse, che se ne dica, tra 51 giorni, e questo è un dato importante, tutti all'Aquila, dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, piccole imprese, società, eccetera, eccetera, dovranno ricominciare a pagare le tasse. E questo sarà effettivamente il secondo terremoto dell'Aquila, nel senso che porterà uno sfacelo, perché si pagheranno le tasse di 2 anni insieme, in sessantesimi certo, più le tasse del primo semestre, più ricominceranno a correre mutui, finanziamenti, ritenute, contributi per i dipendenti, cioè con un reddito più basso si pagheranno più tasse del normale. Siccome questa qua è una cosa insostenibile e non ci sembra che nessuno a livello nazionale o locale se ne stia minimamente interessando, oltre a dire le solite frasi non vi preoccupate, la soluzione si troverà, noi abbiamo deciso di fare come tavolo 2 iniziative in contemporanea. Da un lato, prima iniziativa, la raccolta di dati, aprendo una serie, uno sportello informativo che sarà in forma itinerante, andrà pure nei nuovi quartieri, andrà anche oltre a stare qui, e la prima apertura sarà domani alle 17:30 con un avvocato, con me e con altre che vogliono partecipare, per raccogliere i problemi della gente, perché molto spesso la gente tende a non fare massa ma tenersi tutto per sé perché è convinta che la cartella a ruolo sia un problema suo. Non è così, è un'economia che non c'è. Quindi probabilmente la cosa più importante è entrare in contatto con tutte queste realtà di gente che non sa neanche come si deve collocare nei confronti delle banche che gli stanno chiedendo gli interessi sulle rate di mutuo sospese, oppure di chi ha messo gli incassi, gli assegni, eccetera eccetera. Quindi faremo uno sportello informativo a cui sarà agganciato anche il censimento dei disoccupati, perché vogliamo sapere in realtà come stanno le cose all'Aquila. Quindi ci sarà la raccolta informazioni per l'uno e per l'altro. Dopodiché, seconda iniziativa che parte in parallelo, è quella di portare all'attenzione di tutti una piattaforma di richieste che è stata fatta, studiata a tavolino, che potrà essere ampliata, integrata chiaramente, però noi abbiamo pensato che questo dovrebbe essere una buona sintesi e soluzione di tutti i problemi, con la raccolta di firme che cominceremo a fare da domani stesso in tutti i posti disponibili, presso il negozio di Zaffiri, il Bar Nurzia, qui andremo all'Aquilone, andrà in giro con questo gazebo quartiere per quartiere, e la piattaforma verte su 6 punti fondamentali. Cancelliamo l'idea che la zona franca sia la soluzione dei nostri problemi. La zona franca urbana è regolamentata per 31.000 persone in una zona geografica delimitata e per nuove iniziative. Quindi tutti quelli che dal 6 aprile hanno la bottega chiusa, che siano essi professionisti, artigiani, commercianti, non avranno nessun beneficio dalla zona franca. Questo può essere un qualcosa in più da aggiungere per attrarre nuove imprese, salvo che non facciano come con la legge 64 degli anni 80, che arrivano, prendono i benefici, poi mettono tutti in cassa integrazione e se ne vanno. Allora, la nostra richiesta è questa. Uno, detassazione e decontribuzione per 5 anni e restituzione dal 6° anno in poi in 10 anni della somma che ci è stata sospesa in questi 5 anni, quindi in 120 mesi la restituzione. Secondo, nei confronti di Equitalia, la possibilità di chiudere il debito esistente con Equitalia con dopo sempre i 5 anni di moratoria, in 10 anni, senza che questo faccia scattare aggravi di sanzioni ed interessi. Terzo punto, nei confronti delle banche, cancellazione immediata di tutte le segnalazioni in banche dati, CRIF, CRIC, CAI, non so chi è esperto, di tutti quelli che sono stati segnalati dopo il 6 aprile. Nei confronti delle banche, sempre, congelamento del mutuo immobiliare fino al riutilizzo del bene. Non si può pagare un mutuo se la casa è e non si sa bene se la casa ci sarà domani. Quindi congelamento fino al nuovo riutilizzo, dopodiché si paga. Per quanto riguarda invece finanziamenti chirografari, cioè quelli prestiti, special prestito, cessione del quinto, mutui per attività, questi chiediamo che vengano congelati fino a un massimo di 5 anni, pure questi, salvo una rinegoziazione diretta con la banca
in modo tale che se uno vuole alleggerirsi il suo problema lo alleggerisce da subito. INPS, INAIL, rilascio del DURC, che è il documento di regolarità contributiva, altrimenti le aziende non possono lavorare, più che non possono lavorare, possono lavorare ma non possono incassare il legittimo compenso perché debitori nei confronti dell'INPS. Quindi in questo momento succede che una serie di imprese edili che diciamo hanno in questo momento l'economia non possono riscuotere i lavori effettuati perché l'INPS, l'INAIL non rilasciano il DURC per irregolarità contributiva. Bisogna fare una moratoria di questa cosa. Queste proposte verranno presentate alla Ministro Tremonti, Regione Abruzzo, Provincia, Comune, Prefetto, Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Direttore dell'INPS, Direttore dell'INAIL, Banche, ABI, tutto il sistema, in modo tale che ci sia in ogni caso una nostra volontà, soprattutto al Comune dell'Aquila, in cui noi con la raccolta di firme, possibilmente io auspico, perché il problema riguarda tutti e nessuno può dire a me non me ne frega niente, perché da luglio gliene fregherà pure a lui, con la raccolta di firme i 30-40 mila cittadini il Comune non può far finta di niente. Sappiate che Avezzano e il Consiglio Comunale hanno già fatto una interpellanza per il rinvio delle tasse, il Consiglio Comunale di Avezzano che non ha avuto il tavolo sulla ricostruzione sostenibile, per chi non lo sa, diciamo, si è riunito varie volte, stiamo cercando di organizzare, abbiamo già organizzato un convegno e stiamo organizzando un momento di confronto con le istituzioni per il 22. Diciamo, riassumo brevemente le nostre proposte. Si parte da un concetto piuttosto semplice: dobbiamo ricostruire, c'è tanto da ricostruire, facciamolo bene, è inutile ricostruire esattamente come era prima, come invece purtroppo sta accadendo. Ci sono tanti principi della bioedilizia, le energie rinnovabili che potrebbero essere applicati qua all'Aquila e porterebbero ricchezza, porterebbero una nuova forma di sviluppo e anche di risparmio energetico e tutela dell'ambiente. Si potrebbero applicare per esempio pannelli solari, sono tantissime le soluzioni, risparmi energetici sugli impianti, cioè è brutto vedere che è un'occasione, perché alla fine purtroppo la vera forma di risposta che possiamo dare per reagire è trasformare questa tragedia in un'opportunità di rilancio per la nostra città. Invece si sta ricostruendo purtroppo senza minimi, anche addirittura la legge e le normative europee impongono che quando si ristruttura un edificio, si ricostruisce, bisogna farlo secondo certi standard energetici. Qua all'Aquila sta andando totalmente in deroga, sta ricostruendo le case fondamentalmente con i consumi, gli inquinamenti e le bollette che avevamo prima. Quindi noi facciamo questa proposta semplicissima alle istituzioni: tutti gli edifici pubblici che vengono ricostruiti devono essere ricostruiti secondo norme moderne, appunto con la direttiva europea di risparmio energetico, incentivi ulteriori a quelli che ci sono in Italia, perché diciamoci la verità, chi è qui ora che si può permettere di fare questi grandi investimenti all'Aquila, alla situazione economica in cui siamo? Quindi chiediamo incentivi specifici sul cratere per chi vuole ricostruire utilizzando energie rinnovabili. Tra l'altro, in una città così fredda, interventi come i cappotti termici, cioè lavorare anche sulle tamponature, in questa situazione magari a volte paradossalmente non costerebbe di più del fare l'intervento tradizionale per ricostruire invece esattamente come era prima, con invece tutto questo, appunto, questo indotto che si potrebbe creare. Immaginiamo a un mercato per esempio per i pannelli solari, ora al di là del centro, ma tutte le case delle periferie che vengono ricostruite, ma anche per il centro poi sono adottabili tantissimi interventi, creerebbe un mercato di lavoro per imprese che potrebbero venire qui, aprire appunto produzione di pannelli solari, installazione, ma anche tutte le altre tecnologie, le biomasse, energia distribuita, insomma potremmo rilanciare anche l'immagine della nostra città, innanzitutto a livello lavorativo, tutte le opportunità che si creerebbero, a livello sociale, a livello ambientale e anche a livello di immagine, una città appunto che riparte dall'ambiente. Per questo abbiamo deciso di dar vita a un confronto qui in piazza il 22, abbiamo invitato i soggetti, appunto deputati, a fare qualcosa, perché non stanno facendo niente nonostante sono presi questo impegno della ricostruzione dell'economia verde già decine di volte. Abbiamo invitato Chiodi, Cialente, Fontana e Del Corbo, qui sabato 22 alle 4. Perché pensiamo tra l'altro che se ci dobbiamo confrontare, più volte si è detto il problema del confronto con le istituzioni, allora confrontiamoci su proposte, su temi veri come quello del lavoro, quello della ricostruzione, avendo alle nostre spalle comunque un lavoro già fatto, di un convegno già organizzato, ci siamo confrontati, verranno da Roma anche associazioni che si occupano di questo argomento a fornirci le loro competenze e quindi li metteremo di fronte a un documento
che stiamo preparando e gli consegneremo in anticipo, dove spieghiamo da un punto di vista politico questa proposta, ma anche con schede tecniche, con casi studio su condomini e scuole che spiegano come si potrebbe intervenire, quanto si risparmierebbe in termini di energia e di bollette e di benefici economici e sociali.